Cari amici, benvenuti in questo tutorial in cui vi spiegherò come avviare, creare e ottenere un server per utilizzo di chat vocale, chat istantanea e anche trasmissione video e trasferimento stream di contenuti ad uso privato, ovvero a circuito chiuso con una rete di vostri amici, e dove voi potrete liberamente comunicare, trasmettere contenuti e inviare file. Andiamo subito a vedere come facciamo. Utilizzeremo come piattaforma di base il servizio Discord, che è un servizio gratuito di scambio di messaggistica, disponibile sia come applicazione Windows che come Android o chiaramente anche Apple, o anche utilizzabile e tramite il browser vostro preferito. Ci richiamo subito nella pagina ufficiale del nostro servizio. Come appunto vi dicevo, c'è la possibilità di scaricarlo come applicativo per Windows o semplicemente utilizzare il browser come fonte di utilizzo. Tutto questo senza nessun tipo di variazione nell'utilizzo del servizio, se non la richiesta di volta in volta di ottenere da parte del browser i permessi di utilizzare l'audio e il microfono del vostro dispositivo. Andiamolo a scaricare. E una volta terminato il download, clicchiamoci sopra per avviare la procedura guidata, che non vi farò vedere in quanto ho già installato il servizio sul mio computer. Bene, ora andremo a spostarci all'interno dell'applicazione una volta installata. Una volta installato e l'applicazione avviata per la prima volta, io vi consiglio di crearvi un profilo in quanto potrete aggiungere delle persone al vostro circuito di amicizie. Queste voci chiaramente voi non le avrete solamente la prima, che è la pagina principale, dove potrete appunto gestire le vostre amicizie. Per aggiungere un amico, ad esempio, vi faccio vedere direttamente, dovrete inserire esattamente il suo nickname, seguito da cancelletto, e poi una cifra a quattro numeri che vedrete in basso a sinistra dove c'è il vostro nome, oppure se come nel mio caso avete questa informazione nascosta, basterà cliccarci sopra, aprire un foglio di block notice e incollare per vedere sia il nickname che il nome completo. Una volta fatto questo potrete copiarlo e inviarlo all'amico oppure semplicemente dettargli dettagliatamente, distinguendo anche minuscole e maiuscole per inviare questa richiesta amicizia. Una volta fatta, invia la richiesta e il gioco è fatto. Per creare il vostro server dovrete cliccare su questo più alla sinistra della vostra pagina degli amici. Una volta cliccato vi darà queste possibilità. Nel vostro caso probabilmente utilizzerete o gruppo di studio o amici o gaming. Questa è una possibilità che vi mette a disposizione il servizio per facilitarvi la creazione di un canale privato. Ovviamente avrete la possibilità di creare da zero un gruppo secondo le vostre possibilità capacitive. Mettiamo caso che non siate in grado di creare un server di sana pianta, andremo semplicemente a creare un server di tipo gaming che va molto bene per qualsiasi tipo di utilizzo. Potrete mettere una foto di gruppo, potrete mettere il vostro nome del server, che è quello che apparirà nella sezione centrale. E andate a cliccare su Crea. Bene, eccoci qua, già siamo nella sala d'attesa del nostro server appena creato. Si potrà gestire una chat abbastanza basilare, ovvero quella di solo testo. Potrete anche inserire dei file, inviare dei file, un po' come su altri servizi di messaggistica molto basilari. Poi abbiamo dei canali vocali in una lobby e se ci andate a cliccare più volte vedrete stile Classroom, stile Zoom, vedrete tutti coloro che sono collegati e all'interno del quale potrete anche avviare il video, potrete condividere lo schermo
e potrete anche semplicemente uscire da questo server di messaggistica vocale semplicemente cliccando su quel tasto rosso. E è molto comodo avere una lobby in quanto si può iniziare a parlare più in massa, più in grande numero con i vostri amici, prima ancora di andare a disturbare coloro che già sono in sessione di gaming, che saranno all'interno di quest'altro canale separato dalla lobby, ovvero qui si dovrà esclusivamente parlare del gioco, parlare dell'andamento del gioco e così via. Se noi abbiamo due squadre all'interno dello stesso server che vogliono avere una chat vocale separata, null'altro dovremmo fare che cliccare col destro sul server gaming e creare un canale vocale e chiamarlo magari squadra 1, canale privato per poter decidere chi si può connettere a questo server e chi no, e crea canale. Benissimo, ci sposteremo di qua e così per squadra 2, squadra 3, squadra 4 o comunque vogliate chiamare questi vari server. Addirittura potremmo dividerli in base al gioco, magari qualcuno gioca a uno sparatutto e qualcun altro gioca ad un sandbox e allora non si vogliono confondere le chat. Potrete utilizzarle come meglio credete. Ovviamente potrete creare un server anche di altro genere, potrete fare uno share di condivisioni e così via. Ultima cosa che ci resta da individuare è come invitare i nostri amici ad unirsi ai nostri server. Semplicemente ci basterà cliccare con il tasto destro del mouse sopra l'icona del nostro server, qui sulla sinistra, e cliccare su invita. In questo modo noi possiamo invitare i nostri amici che già sono in nostra rubrica o semplicemente creare un invito tramite link. Noi clicchiamo su copia e in questo caso io ho queste informazioni nascoste ai fini della registrazione, ma basterà cliccare su copia e otterrete un link valido, come vi dice in basso, per un giorno, dopodiché scadrà, che potrete condividere su WhatsApp, Facebook, Instagram, insomma, ovunque vi vada di inviare ai vostri amici questo link, che sarà valido sia per la versione Windows sia per i browser. Vi ho detto di proseguire da questa icona e non dal centro perché, utilizzata un paio di volte già la chat, questa sezione iniziale, proprio per la nascita del server, come nei più basilari tutorial, scomparirà e quindi non avrete più l'opportunità di invitare da qua. Ma ovviamente potrete invitare anche da quest'iconcina a sinistra per ogni canale, per ogni sezione del vostro server. Insomma, vi potrete sbizzarrire come meglio credete. L'importante è sempre divertirsi, mantenere un atteggiamento positivo nei confronti degli altri e non accavallarsi. È molto difficile questo da comprendere, ma non accavallarsi durante le comunicazioni. Abbiamo anche delle faccine da poter utilizzare, abbiamo delle GIF da poter condividere e dei doni che però vi sconsiglio vivamente di utilizzare perché comprendono l'utilizzo di metodi di pagamento. Benissimo, penso di avervi detto tutto, non mi resta che salutarvi e rimandarvi a un prossimo video. Ciao ciao!